qui per realizzare il Kinder Bueno più grande al mondo. Per il prossimo video, dove realizziamo cibi giganti, raggiungiamo almeno 20.000 like. Assolutamente. Cucina che è ancora in preparazione perché stiamo ristrutturando tutta casa per fare appunto questo Kinder Bueno. Maizena o farina, latte, Nutella, le uova per la crema pasticcera e cartoncino tagliato in modo che fa la forma. Si mette qua dentro la frusta e questa qua, pennarello con un pentolone per fare la crema pasticcera, forbici. La parte secondo me principale è il fatto di avere comunque un vassoio che abbia comunque la forma di un Kinder Bueno. Ora, ripeto, io di cucina non ci capisco niente, quindi l'80% di questo video lo realizzerà mia madre, però siccome ci sono io, per forza, devo per forza caricarlo sul mio canale. Se devono tagliare per fare le formine, così Silvia mi aiuterà, se devono tagliare in questa forma svariati cartoncini, perché per fare quelle barrette. Vedi, io e ragazzi nella scuola sempre. Quanti devo fare? Due? Non devi fare sei. Come sei? Aspetta, ok. No, no, perché non devi fare. Questo poi serve dopo per fare le strisce, perché io sono perfezionista. E qua che fai c'è il vaccino. Ok. Ok. Mi servono tre. Ancora. Per teste magiche. Devi avvolgerlo per correa. Ecco, così noi creiamo, ragazzi, le due. Mamma mia, guarda perfezione, Deborah. Però non l'hai tagliati manco un po' uguali. Ma cioè, così tu, questi da due, mamma. Tutti sono sbordati così, no, poi viene tutto sbordato. Ma dovevi farli bene. No, Silvia, no, perché poi la cioccolata quanto scende, disgrazia. Cioè, è possibile così maldestra, mi figlio? No. Così, tagliamo la testa al toro. Ora questo va così, va inserito qua, ma così. Eh sì, certo. Ok. Per creare le barriere. Ok, qua e adesso un'altra andrà qui. Questo come taglia quei fogli? Cioè, proprio... Edoardo mi chiamava. Abbiamo avvolto in questo modo. Adesso andremo a inserirlo appunto nella nostra vaschetta apposita e andiamo ad applicare appunto i tasselli qui che abbiamo fatto prima. Quindi mettiamo uno qui appunto, qua, questo qui, esattamente ragazzi al contrario, è appunto come esattamente un Kinder Bueno. Ora con la nostra Nutella andremo a spalmare tutta la cioccolata intorno alla carta, come si chiama sta carta? Intorno alla carta trasparente, andiamo a creare tutto uno strato di cioccolata. Ok, così? Sì. Così? Sì. Allora, abbiamo completato la nostra opera d'arte, è tutta ricoperta di cioccolato. Ora devo fare la costruzione appunto del nostro Kinder Bueno, so tutto questo risulta inutile. Adesso mi andrò a prendere i nostri wafer. Dobbiamo tagliarli, usarli come mattoncini, come se costruisci Minecraft. La grandezza è perfetta, ci è detto proprio come si dice culo. Questa la sacco al nostro cartoncino. Qui appoggiamo i nostri tre wafer e andiamo a ritagliare intorno per fare appunto la forma del cartoncino. Appoggiamo il cartoncino sopra e tagliamo. Il primo muretto è fatto. Deve essere appunto della stessa forma del cartoncino, abbiamo ritagliato. Guarda, appoggi il cartoncino, ritagli con coltello. Figato. Acchiappi e la metti da No! No! Errori in cucina. Continuiamo, sì. Dai. Dai. Così? Acceleriamo. Aspetta. E poi tac 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 lo tagli. Aspetta, allora. Così? E lo tagli intorno. Ma mi hai sporcato di nuovo. Mamma, mi stai sporcando tutta. Allora. Con abbastanza delicatezza e lo appoggi da sta parte. Ok. Vi sporcherete tantissimo. Tac. Guarda che tu sei l'unica che lo sta distruggendo. E lo fa tutti perfetti. E ci servono due pacchettini comunque. Dobbiamo continuare a riempire per fare proprio la forma così. Ecco, possiamo usare anche pezzettini che poi dopo se uniscono fa niente che... Deboro! No, no. No. Vai, diciamo. Di questa... Vai. E dobbiamo avvolgere tutto. Gira, gira. Fa niente che... Guarda. E dobbiamo avvolgere tutto. Gira, gira. Ma non è buono. Così. Ok. Mescoliamo. Per ottenere quel... No. No. Penso che lo faremo. Ok. Ora? Certo, devi riempire. Guarda che non morde, Silvia. Casomai lo togli. Non so quello che sto facendo. Ok, qua, qua, qua. Cerca di levigarlo. Sembra uomo strapazzato. Signore, sta cosa fa proprio schifo. Buono, vero buono. Mazza, mamma, hai detto un piede, borghese, devi coprirlo.
Marco, scusa. Questo è perché non faccio video di cucina. Questa, sapete quale sarà la parte più divertente? La miniatura. Usi come tipo la colla. Questo lo usi tipo. Dove lo metti? Adesso devi ricoprire tutto. Tac così. Tac 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 tac. E ci metti un po' come se muratore. Poco poco. Vedi che figata. Tac. Ah, vedi. Così il bordino. Così usiamo come colla e attacchiamo. Non vedi. Metti il bordino e attacca. Ma pure sotto devo mettere? Sì, solo ai bordini. Ah. No, sotto non serve che c'è la crema. Bordino, attacchi. Senza sgocciolarlo. Ma non, ok, non vabbè, va, basta così, va. Ma non scende. Devi spingere un po', no? Ok, vai, vai, vai. E lo attacchi per bene. Così. Unisci. Vai, ma, continua. Ma scende, ma non scende. Certo che scende. No, guarda. Penso che scende. Tu devi mettere un goccetto qua e qua. Ne che devi fare. Ecco, vai. E allunga. Ok, va, va. Ecco, così. Ma è sufficiente solo per. Scusami. No, prendi direttamente. Che coso? Dai. Metti qua, vai. No, io pensavo. Ma qua non scende, Alice. Non scende, allora è finito. Allora prendi. Ragazzi, aspettate. Alla romana. Tanto quello sarà tutto ricoperto di cioccolato, no? Mamma mia, ragazzi, questo fa la dieta. No, no. Io mi trasferisco, già te ne stai a andare. Bello, eh? Vai in freezer, minimo 2-3 ore. Questo è il risultato finale di tutto il nostro duro lavoro che ho fatto. Tutto io ho fatto. Non ha fatto niente, tutto io in realtà. Ora il nostro bambino andrà a finire per tipo 2-3 ore in freezer. Quindi noi ci vediamo dopo. Ok ragazzi, sono passate 2 ore all'incirca. Io sono super stanca perché è anche notte qui. Pronti, 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 pronti. Pronta mamma? Sì, sembra che è venuto bene. Speriamo. In diretta. È un fallimento totale. In diretta per voi. Ladies and gentlemen. Rullo di tamburi. Stiamo tirando fuori il fallimento. Fallimento way. Noi partiamo con l'idea che abbiamo fallito. Poi speriamo di non aver fallito. Un po' ci speriamo di non aver fallito. Ta-da. Signore, attenta. E mo? Adesso scopriremo. Devi girarlo. Come? No, aspetta. Ecco perché. Poi se è ancora da tenere in frigo, lo teniamo in frigo, sì, sì. Ah. Oh. Abbiamo sbagliato prima a non togliere il nylon. Però ci siamo. È ancora un po' morbido, sì, sì. Che fallimento. Che fallimento. Fallimento. Vabbè, poi se devi fare la glassa di cioccolato. Mm-hmm. Ah, abbiamo preso la parte sbagliata. Vedi che ancora è troppo, secondo me è ancora troppo morbido. Dobbiamo tenerlo ancora in freezer, sì. Storia di fallimento. Ancora? Mamma mia, Silvia. Sì, assolutamente sì. No, non è così. Va ancora tenuto in freezer, Silvia. 3 ore va tenuto in freezer, vedi? No, teniamolo. Boom, sono passate esattamente 24 ore dalla creazione del nostro Kinder Buono gigante. Ora siamo qui appunto per la rivelazione e verificare se effettivamente il nostro Kinder Buono è riuscito o meno. Ma è uguale, due righe. Fallo cadere, non devono essere questi disegni che non c'entro. Stiamo andando avanti e indietro. Basta. Ragazzi, questo è il nostro Kinder Bueno gigante. Ora manca soltanto di metterlo comunque in freezer per poi mangiarselo. Questo comunque è il risultato finale, cioè ragazzi, è praticamente uguale a un Kinder Bueno normale. È praticamente uguale. L'unica cosa che cambia è che questo è tipo gigante, sono il quadruplo delle calorie. Alice, c'è qualcosa per aprirlo? Yes. Paragone tra il nostro Kinder Bueno piccolo e il nostro Kinder Bueno. Questo è il nostro Kinder Bueno gigante e questo è il nostro mini Kinder Bueno. Cioè, guarda. Se vedete, ragazzi, la mamma è spettacolare. Per il prossimo video dove realizziamo cibi giganti raggiungiamo almeno 20.000 like, assolutamente. Lasciate like immediatamente a questo video perché è spettacolare. No, allora abbassa, ok. Ora aspetta, sai cosa dovremmo fare? Non lo toccare, che devi fare? Vuoi togliere la tiella? Ok, così. Così. Ok. Un fantastico è venuto. Sono dolce. Dolce è venuto bellissimo.
Sono passati all'incirca 4 giorni dalla creazione del video del Kinder Bueno. Mi sono dimenticata di fare l'outro. Sì, sono appena uscita dalla doccia e stavo editando il video che deve uscire. Non mi ricordo quando dovrò uscire, però deve uscire. Il Kinder Bueno gigante è venuto spettacolare, quindi io vi ricordo di consigliarci qui sotto nei commenti quale altro dolce volete che io porti, che sia un dolce, salato, quello che volete, però tutto a mod gigante. Detto questo, io vi ricordo di seguirmi su tutti quanti i miei social network, link sotto in descrizione, e niente, vi mando un bacio enorme, buona giornata, buona vita.